Ciao ragazzi, qui è Andrea di Marketing Design. Oggi rispondiamo a un po' di domande. Domanda di Federico che ha fatto sul gruppo Next Level WordPress. Ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi perché parliamo tutto il giorno di web design, sviluppo e tutto quello che riguarda il mondo del web e delle tecnologie, lato web in generale. Mi chiede, ho avuto una richiesta da un cliente, però purtroppo è il peggiore dei casi. Il sito è già fatto, lui mi ha chiesto semplicemente di andare a montare il sito attuale, di ricreare il sito attuale in WordPress. Il budget è basso, quello che volevo chiederti è nel preventivo pro forma, devo esplicitare, espliciti tu tutte le pagine dettagliate, cosa fai o fai un po' a mo' di capitolato, cioè diciamo un forfait e rimani sul vago? Io con la mia esperienza mi rendo conto che è difficile rimanere esattamente fedeli alla bozza proposta. Guarda, Federico, diciamo che all'inizio è normale, secondo me, avere un po' le idee vaghe anche nei preventivi di conseguenza, ma in realtà un professionista scrive tutto quello che fa e programma tutto quello che fa. Tu devi essere in grado con il tuo cliente, parlando con lui, facendo un brief iniziale prima del progetto con lui, di capire che cosa ha bisogno e poi se ci sono dei punti o ci sono delle aree dove si va a sviluppare in più delle cose, lo si fa presente, quindi si fa fede al preventivo. Io nel preventivo elenco tutte le cose che devo fare, che attenzione non vuol dire metto tutte le pagine che inserirò nel sito. Io non metto, faccio la pagina contatti, la pagina about, la pagina XYZ. Io faccio il template per la pagina interna, poi con la pagina interna io farò la pagina contatti e la pagina about, per esempio. Se la pagina about avrà un layout particolare, avrà un template suo dedicato. Quindi io metto i template e metto tutte le attività che vado a fare, l'ottimizzazione SEO, la predisposizione per i social, piuttosto che i test sul responsive, i test sui vari browser e quant'altro. Comunque, logicamente, alcune parti di questa lista rimane uguale per tutti i progetti, mentre la parte, per esempio, dei template e delle funzionalità del sito varia da progetto a progetto. Però, in sostanza, tu devi fare un elenco di tutte le funzionalità e di tutti i template che vai a fare. Facendo così, poi, quando se ci fossero problemi, tu puoi prendere in mano il preventivo che il cliente ti deve firmare e gli dici: guarda, questa funzionalità non l'avevamo preventivata. Se vuoi, ti faccio un'integrazione, aggiorniamo il preventivo, costa X. Questa è la base. Questo, secondo me, è l'approccio professionale che devi avere nel fare un preventivo ed è estremamente, estremamente importante. Come è molto importante anche farsi dare un anticipo. Quindi ci sono tutta una serie di attività che tu devi mettere nel preventivo in maniera tale da essere sicuro tu e da mettere subito in chiaro le cose con il cliente. Questo è anche un ottimo modo per filtrare i clienti, perché così il cliente capisce che ha a che fare con un professionista e i clienti, diciamo, fuffaroli che vogliono solo scroccare, che vogliono spendere poco, li lasciamo con quelli che fanno i siti con i page builder a 200 euro ai cugini, i famosi cugini. Andiamo avanti con le domande. Fabio, farai uno sconto per il Black Friday che c'è questo weekend? Sì, Fabio, farò assolutamente uno sconto sui miei corsi venerdì, sabato e domenica. Se siete iscritti alla newsletter, vi manderò tutti i dettagli nei prossimi giorni. A proposito di Elementor, ciao, sono Alex, ho una domanda. Io uso Elementor e mi capita una cosa che non riesco a risolvere, ovvero che sul layout da cellulare ho dello spazio bianco laterale e ho uno scroll orizzontale che non riesco a sistemare. Sai a cosa è dovuto questo problema? Guarda, sicuramente con Elementor avrai sbagliato a fare qualche allineamento, avrai paciugato un po' nel codice. La cosa che ti posso consigliare è: con l'ispezione elemento vai in modalità mobile, vai a evidenziare lo spazio bianco e cerca di capire se quello spazio bianco lì è dovuto a un qualche div che sborda, a un qualche titolo che è troppo largo o molto spesso a qualche testo che è magari a qualche carattere grande, c'è cioè una parola lunga e non riesce ad andare a capo. Solitamente è questo il mio approccio per andare a cercare di risolvere questo problema. Poi, essendo stato fatto il sito con Elementor, ci possono essere vari problemi. Altra domanda di Michele Adesio, sempre diciamo legata al Black Friday. Questa è la classica domanda che arriva in questo periodo. Sapete come fare uno sconto su WooCommerce su tutti i prodotti del 15%?
Ci vuole un plugin. Per applicare uno sconto a tutti i prodotti in WooCommerce ti consiglio di utilizzare il plugin Discount Rules for WooCommerce. Con questo ragazzi spero di aver risposto alle vostre domande. Se avete ancora dubbi lasciatemi pure un feedback qui nei commenti. Questo weekend c'è il Black Friday, quindi state in campana, ci vediamo presto, ciao!